bentornati a Quattro Soldi, il bar dell'economia. Cerchiamo di rendervi semplici problemi complessi. Partiamo però, ci proviamo, caro Giuliano. Allora, partiamo questa sera da nuove proposte di cui si comincia a parlare in Italia da qualche tempo. Lavorare meno, lavorare tutti. Chi ha qualche anno sulle spalle si ricorderà che questo è uno slogan che viene da lontano. Sì, dalle Brigate Rosse. Dalle Brigate Rosse addirittura. Lavorare meno, lavorare tutti, lavorare meno. Sì. Oggi si torna a parlare di questo progetto, di questa possibilità, perché a fronte di disoccupazione, a fronte di robot che forse sostituiranno gli umani nel fare il mestiere, ce ne sarà bisogno. Allora, la concretezza, adesso al di là delle ex Brigate Rosse... al di là delle Brigate Rosse è un tema questo qua, perché comunque per esempio in Germania, no? Esatto, in Germania... Si è firmato recentemente un contratto, l'ha firmato la IG Metall, che è uno dei più grossi sindacati tedeschi, dei soprattutto dei metalmeccanici, con i grandi, con la Confindustria tedesca, dove in sostanza, se ho capito bene, invece di lavorare 40 ore se ne possono lavorare 32 o addirittura 28 sì, esatto, a settimana, perdendo poco di retribuzione. Cioè, ovvio che tu non è che puoi dire sto a casa perché dormo. Se dimostri che magari stai a casa, lavori part time o salti un giorno perché devi comunque badare alla famiglia, hai un figlio, un anziano, o comunque hai dei lavori sociali, familiari da espletare, praticamente l'azienda ti riduce leggermente lo stipendio, ma non è che te lo abbatte in base alle ore lavorate. È la cosiddetta settimana corta, quindi sì, 28 ore, questi lavoratori tedeschi potranno scegliere di attuarle per un periodo che va dai 6 ai 24 mesi, non per sempre. Però in base a certe esigenze. È chiaro che infatti, se l'abbiamo raccontato in passato, il problema della cura dei nostri cari, esatto, non viene sopperita dallo Stato, questo sarà uno dei problemi di chi si deve dedicare alla propria famiglia, esatto, alla mamma, al papà che hanno dei problemi. In Francia invece le riforme del lavoro di Macron hanno di fatto cancellato le mitiche 35 ore sì, di Jospin, che passarono la storia, no, fino agli 90, come anche lì la rivoluzione. Disse Prodi, tra l'altro, quando entrammo nell'euro, lavoreremo un giorno in meno e saremo più ricchi. Non è andata proprio così, però insomma all'epoca si parlava proprio delle famose 35 ore. Anche in Italia ci fu un grande dibattito che non è finito in niente. E l'Emilia Romagna mi sembra che esatto, invece adesso arrivano adesso delle proposte. Per esempio, Pier Giovanni Alleva, consigliere della regione Emilia Romagna, ha fatto l'ex una proposta presidente di dell'INPS legge. No, un altro lui? Sempre no, no, quello è un altro Alleva. Allora, lui dice si potrebbero utilizzare i contratti di solidarietà per lavorare un giorno in meno, mettendo in campo tutti quegli strumenti di welfare aziendale che di fatto vanno a equiparare il reddito, quindi vanno ad aiutare la famiglia sostituendo quella che dovrebbe essere comunque una spesa, per esempio previdenza, sanità, sì, eccetera, e quindi andare in questa direzione. Non è l'unico che ne ha parlato anche quello che è stato, ve lo ricorderete forse, qualche mese fa indicato da Luigi Di Maio come possibile ministro dell'economia, che è Tridico, eccolo qua, il professor Tridico è ritornato sul è tema che lavorare meno, lavorare tutti. È quello che insegna in Sudafrica. Non lo so. Sì, sì, ma poi a lui non gli piacevano neanche tanto, non gli piace tanto Israele, comunque è un altro discorso. Allora, lavorare meno, lavorare tutti, caro Giuliano, ma io me, ti guarda, chiedo... se posso dire, allora, sia le proposte delle BR, ma anche quelle, diciamo, dei grillini e di LL, secondo me non stanno in piedi per un motivo semplice. Ecco. Cioè, perché tu dopo lavori meno e però, diciamo, chiedi allo Stato che ti dia una mano. Per sì, esempio, perché parliamo di parità di salario. Sì, comunque, perché per esempio anche se tu introduci il contratto di solidarietà, vuol dire che qualcuno come dire, rende più morbido come dire, la tua perdita di salario, compensandoti, diciamo, invece di perdere 100 sì, perché... euro ne perdi
20. Il calcolo che mi pare sia stato fatto è che se 4 lavoratori aderiscono, poi si crea un posto in più di lavoro, sostanzialmente. Sì, poi sai cos'è? Secondo me questa cosa non sta tanto in piedi per un semplice motivo, pensando un po' in avanti, cioè guardiamo un attimo al discorso previdenziale. Chi cacchio paga poi i contributi e le pensioni soprattutto quando quel signore che lavora invece di 5 giorni, 4 giorni, avrà 70 anni e dirà la pensione dov'è? Se vede che è ridotta, e soprattutto è una ricetta secondo me che va verso, cioè molto pauperista. Sì, beh, la domanda fondamentale credo che sia solo una, ovvero c'è posto per tutti? Secondo me invece l'unica proposta, dal mio modesto punto di vista, che ha un senso, che è molto veneristica, molto strana, è quella che aveva fatto Carlos Slim 2-3 anni fa. Carlos Slim è un messicano, figlio di un bottegaio libanese, sì, ed è il re delle telecomunicazioni nel centro-sud America. È anche un grande investitore di Wall Street, è il terzo, quarto uomo, se la contende sempre con Warren Buffett, più ricco del mondo. Insomma, un signore che è l'ultimo arrivato. Che è un signore che ha sui 75 anni, classico messicano puro, anche se di origine libanese. E lui aveva fatto questa proposta, lavorare 3 giorni a settimana, però andare in pensione a 75 anni. Cioè, quindi quando... No, beh, a parte che quella Fornero, se uno la rispetta, arriva a 70, quindi non vedo la differenza da 70 a 75, ma siamo lì. C'è un discorso che ha un senso, che è quello di Slim, ovvero, appunto, prima dicevi giustamente, ci sono i robot, c'è la tecnologia, ci sono anche nuove esigenze da parte degli esseri umani. Cioè Keynes, grande economista, diceva in sostanza che i lavori cambiano in base alle esigenze della gente e non resteremo mai senza lavoro. Un altro grande manager spagnolo che si chiama Alierta diceva in sostanza che Linares diceva in sostanza che il 70% dei lavori futuri attualmente, che faranno i nostri bebè, attualmente noi non li conosciamo. Per cui il discorso di lavorare 3 giorni a settimana, che ritorno al discorso di Slim, e andare in pensione a 75 anni, questo permette un equilibrio dello Stato, perché lo Stato ti pagherebbe la pensione molto tardi. Dall'altra parte potrebbe permettere all'essere umano di migliorare le proprie competenze, fare dei corsi formazioni, passare del tempo libero con la famiglia, quindi senza gravare magari sulle casse dello Stato sempre. Quindi lo Stato rimarrebbe, come dire, in piedi, non sarebbe afflitto da problemi di welfare, come invece vediamo che nell'Occidente ormai il welfare è, diciamo, il dramma maggiore che devono affrontare i governi. E nello stesso tempo gli imprenditori avrebbero quasi più tempo, questo almeno secondo la teoria di Slim, per inventare nuove idee. Sì. Cioè è una cosa molto strana, cioè da una parte uno potrebbe dire una cagata e vabbè, può anche essere, però è una cosa su cui riflettere, ovviamente non con le proposte che si dice lavoro meno, lavoro tutti, che, come dire, sa un po' di vecchio e soprattutto di fallito, mentre qua stiamo parlando di un grande capitalista, cioè uno dei re del capitalismo mondiale, che invece dice cacchio, qua bisogna innanzitutto pensare che forse è meglio lavorare 3 giorni a settimana, gli altri dedicarli, star meglio fisicamente, certo, psicologicamente, perché stai con i tuoi cari, fai le cose che ti piacciono, ti diverti, guadagni ovviamente un po' meno, però tu puoi fare anche un secondo lavoro, ovviamente. Caro Giuliano, mentre ti verso un crodino, voltiamo pagina, perché torna a trovarci il nostro esperto di consumi e di spesa, Attilio Barbieri. Grazie. Buonasera, caro Attilio. Ciao Attilio, ciao. Te la ricorderai, Giuliano, perché è una storia, caro Attilio, anche per te un po' di Grazie. Aperitivo. È una storia uscita qualche settimana fa, qualche giorno fa, da Napoli, una storia che viene da Napoli e riguarda i macellai. Allora, che cosa è successo? È successo che, come succede, come accade ogni anno, soprattutto nel periodo pasquale, sì, i macellai cosa fanno? Espongono dei capi, degli ovini, in particolare
o gli agnelli o i capretti, già naturalmente macellati, spogliati, eccoli qua, guarda. Pronti per essere... Operazione verità di quattro soldi, questo è un agnello macellato. Ma, allora, questo, che noi siamo abituati io, a vedere... Io sì, me lo ricordo da... no? Sì. Ce lo ricordiamo da sempre. È l'agnello macellato. È come quando vedi un prosciutto. Sì, esatto. Sì, poi ti può piacere, non può piacere, ti può essere contro, eccetera, però questo è... Allora, non si possono più esporre. Pena multe salate. Sì, esatto. Pena multe salate, sì, esatto. Sì, sì. E non solo, ma di fatto devi tenerli nascosti, sì. Quindi si immagina dentro le celle frigorifere, salvo poi tirarli fuori, metterli sul bancone e tagliarli a pezzi. Davanti ai clienti. E davanti ai clienti, che quindi possono essere, come è stato la causa scatenante di questa cosa qua, dei bambini. Ecco, no? Appunto, perché sono entrati di mezzo i bambini in queste vicende, cioè... E è successo che un genitore di un bambino forse particolarmente sensibile, impressionabile, evidentemente non è mai stato amante degli animali, che lo sa, evidentemente non è mai stato in campagna, non ha mai visto macellare dei bovini, a un certo momento questo genitore ha fatto un esposto e il comune di Napoli, perché tutto è nato da lì, gli ha dato ragione vietando l'esposizione delle carcasse. Per esempio, questo è un coniglio. Un coniglio, certo. Può piacere o non piacere mangiare la carne di coniglio, ma allo stesso supermercato troviamo delle confezioni con così. Tanto di teste e di occhi. Ecco, io non sono mica tanto sicuro, fra l'altro, adesso che i supermercati non ricadano in questa... Infatti, sì, perché si trovano, eh? Sì, non solo, ma secondo me rischiano di doverli nascondere. E qui però si crea un problema. Come fanno i clienti a sapere... che c'è, cosa gli dà il macellaio, e non solo che è disponibile il coniglio piuttosto che il capretto, se non lo vedono, immaginiamo un supermercato, no? Esatto, quindi esatto. Dove non c'è non c'è necessariamente un macellaio che ti serve, ci sono dei banconi con i prodotti. La soluzione può essere prenderla in pezzi, ma il coniglio intero, per esempio, costa meno di quello con pezzi selezionati, quindi potresti risparmiare. Assolutamente. Io o il pollo. Avere la testa in mezzo, però. Beh, sì, o il pollo, forse. Esattamente. Il pollo. Lo stesso problema, certo. Si pone con il pollo, perché anche il pollo lo vediamo spesso intero, anche confezionato presso il macellaio. Questo è già eviscerato, è già. Sì. Ci ma poi sono... quando vedi il pollo allo spiedo, che vai a comprarlo, certo. Vedi a questo che lo vedo più bello. Sì. No? È così, solo che bruciacchiato, quindi a vostro parere questa iniziativa del Comune di Napoli potrebbe espandersi? Ve lo chiedo anche da genitori, insomma, che cosa possiamo fare? I nostri figli si possono impressionare davanti alla carcassa, sì. E allora come spiegarglielo, oppure non facciamogliela vedere o raccontiamogli che no, la carne che vediamo nel piatto è diversa da quella che vediamo in fattoria? Non so, io essendo un ex ragazzo di campagna, nel senso che sono cresciuto in mezzo agli animali da cortile, nelle stalle, e mi ricordo che ho sempre visto macellare queste bestie. Sì, sì. Non ho questi problemi, ma tutto sommato nemmeno i miei figli. Mi rendo conto che dei bambini che non ha mai visto nulla, quindi mi verrebbe da dire... C'è adesso questo tema che appunto i bambini, giustamente, magari oltre ai cartoni o in TV, così c'è questo, giustamente, grande amore per gli animali, così. Poi quando trovi in tavola una carne che loro magari hanno sempre mangiato, poi dico, che cos'è questo, non so, tacchino, dice, no, non lo mangio più. Ma perché uccidete i tacchini così? Per cui sì, è un tema. Non so se vietare completamente non sia controproducente, cioè perché dopo crei addirittura peggio, no? Cioè, certo. Perché poi alla fine, secondo me, un bambino adesso al di là poi giustamente le sensibilità o meno, cioè va educato alla realtà. No, non è che va educato a dire esiste il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi in realtà, certo, quando diventa un po' più grande ha dei traumi, perché scopre che, come dire, la gallina la ammazzano, questa. No, perché alla fine devi dire la verità. E com'è. Poi deciderà se diventare vegetariano. O meno, assolutamente, ma no, non solo, c'è altro. Un altro rischio, che passi invece la carne trasformata, facciamoci venire in mente la famosa poltiglia rosa, no? La carne separata meccanicamente, certo, quella con cui fanno i würstel, che non ricorda niente, cioè tu non lo associeresti
nulla, invece è ottenuta con schiacciando le carcasse, le carcasse degli animali. E quindi, dei pulcini. E perfino i pulcini, esatto. Più quindi ancora più. Basta, merci bene.